Oggi ci troviamo con Desiree e parleremo di piante da giardino. Sicilia bella, Sicilia bella, voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella, Sicilia bella, quando che sai correre in tavanetta, l'occhio di miria ci hanno sempre a mangiare. Quali sono le più comprate, usate dalle nostre persone a casa? Allora, le più comuni sono i gerani. Abbiamo diversi tipi di gerani qui, abbiamo il macranta, il macrantino, il geranio zonale e anche il geranio edera. Tutte queste piante sono piante molto resistenti al balcone, tant'è che possono tranquillamente restare ad un'esposizione diretta al sole. L'importante è mantenere ben umido il terreno, infatti vanno bagnate circa un giorno sì e un giorno no, fin quando l'acqua comunque non va a straripare nel sottovaso o comunque non esce dal vaso. A parte questi abbiamo anche delle bellissime gerbere o degli ornitogalum, che sono piante molto di punta e molto ricercate, poiché possono dare quel tocco di colore e comunque sia abbellire un po' tutti i balconi delle nostre case. Inoltre sono molto resistenti come piante, quindi diciamo sono molto consigliate un po' a tutti. Abbiamo anche in generale delle petunie o delle petunie, ben differenti l'una dall'altra, anche se vengono spesso confuse. E qual è la differenza tra le due piantine? Allora, le petunie sono delle piante con una foglia un po' più larga ed un fiore molto largo, mentre le petunie hanno un fiore un po' più a campanella, quindi un po' più compresso. E sono delle piante molto colorate, molto vispe, quindi molto consigliate un po' a tutti. Per il resto abbiamo una pianta molto particolare, che è la grevillea, che è una pianta non vista spesso in giro, è anche una nostra prerogativa. E sono delle piante molto ornamentali e le abbiamo sia in formato di cespuglio che se no anche in formato di alberello, e quindi vanno benissimo sia per i balconi e anche per i giardini, quindi per abbellire il tutto. Ah, perfetto, quindi me ne comprerò un paio. Desiree, vedo qua che c'è un'esplosione di colori e ora parliamo di che piante possiamo trovare nei vivai Courreau. A parte quelle già nominate, possiamo trovare anche delle bellissime sulfinie, che sono anche delle bellissime piante da lasciare appese, quindi anche esse per abbellire il balcone. A parte queste, come piante fiorite, possiamo trovare delle sandaville, che sono delle bellissime piante perché sono dei rampicanti, quindi vanno anche a riempire tutta la parete del balcone oppure del recinto di casa. A parte questo troviamo anche degli ornitogalum, che sono delle bellissime piante anch'esse, che danno quel tocco di colore arancionato che è un giglio. Se no possiamo trovare anche delle gardenie che hanno un fiore bellissimo e profumatissimo, tant'è che è molto ricercato, e lo troviamo sia nel formato cespuglio che nel formato alberello, sempre qui al vivaio Courreau. E altrimenti possiamo trovare anche delle piante che siano sempre verdi, che non abbiano i fiori ma che comunque possano abbellire e riempire tutto il nostro giardino, come ad esempio abbiamo delle eugenie in due formati, quindi la compatta che rimane bassa, oppure la Newport che è anche adatta per fare una bellissima siepe, o le Leylandii, oppure possiamo trovare anche delle piante come delle palme o ad esempio le beocarnee recurvate, che vengono conosciute anche come pianta mangiafumo poiché appunto queste foglie un po' allungate con una forma particolare sono molto belle da vedere nei diversi formati a dei prezzi veramente accessibili a tutti. Grazie della linea, ci troviamo ai vivai Courreau presso Monforte Marina e sono in compagnia di Antonella che ci parlerà di questa azienda. Ciao Sabrina. Noi siamo un'azienda floristica nata nel 1999 e il nostro lavoro è la produzione e la vendita delle piante ornamentali sia sul territorio nazionale che internazionale. Da qualche anno ci siamo trasferiti qui vicino al centro e quindi abbiamo iniziato anche la vendita al dettaglio. Come potete notare, al momento abbiamo tutta la fioritura delle piante stagionali estive,
quindi abbiamo le petunie, le dalie, le gazzanie, le gerbere, potunie, gerani, tutte piante fiorite che fioriranno per tutti i mesi a venire con l'arrivo dell'estate, quindi fino a settembre potete adornare i vostri giardini con le nostre fioriture. Parliamo di piante ornamentali, Antonella, dici qualcosa su queste piante? Noi produciamo come piante ornamentali cespugli, olivi, palmizi e soprattutto agrumi. L'agrume è appunto una pianta caratteristica della Sicilia e produciamo delle piante in vaso, quindi tutte le tipologie di agrumi, limoni, arance, clementine, mandarini, papeda, anche frutti particolari tipo il limon caviar che è un frutto in commercio da 4-5 anni ed è anche una nostra produzione. Che cos'è il limon caviar, Antonella? Il limon caviar è una varietà di lime dentro a tanti grumi come il caviale, proprio per questo viene comunemente chiamato come limon caviar, viene utilizzato molto nell'alta cucina per insaporire o decorare i piatti. È un frutto molto pregiato e molto ricercato da qualche anno a questa parte sul mercato. Bene, e se volessi piantare una piantina di limoni a casa, in un vaso, crescerebbe? Sì, sì, gli agrumi possiamo tranquillamente tenerli in casa, chi non ha un terreno ma semplicemente un piccolo giardino può tenere gli agrumi in vaso. L'agrume è una pianta abbastanza resistente, quindi l'unica accortezza è evitare di posizionarlo in un terreno, in una zona molto esposta ai venti e tenere sempre la pianta umida, quindi poi due volte l'anno, una volta l'anno va podata, però non vuole tantissime cure e riuscite sempre ad avere un frutto sempre in casa, naturale al 100% e sempre a vostra disposizione. Sicilia, Sicilia, e la mia isola. Adesso ci fermiamo, Antonella, per dare la linea a Vincenzo. Siamo a ridosso dell'estate, vediamo un po' che piante possiamo piantare nel nostro giardino. E in genere le piante ornamentali non hanno un periodo preciso in cui bisogna piantarle, l'importante è che sono piante in vaso e non che non sono state estirpate sul momento. Le piante in vaso possono essere piantate in qualsiasi periodo dell'anno, l'importante è poi appunto dargli un pochino di cura, quindi magari annaffiarle un po' più costantemente, concimarle, magari possiamo trovare le nostre produzioni, le varie cicas, gli arecastrum, ovvero i cosiddetti conosciuti come cocus, oppure le varie cespuglierie per fare le nostre siepi magari attorno alla recinzione della nostra casa, della nostra villetta. Quindi disponiamo di una vasta gamma di piante ornamentali. E come palme abbiamo una varietà, abbiamo gli arecastrum, le washingtonia robuste, le acantofenix, neodipsis, camarops, bismarchia, tutte piante che decorano e abbelliscono molto i vostri, possono abbellire i vostri giardini. E questa esplosione di colori quando è che finisce? Per tutti i mesi estivi fino a settembre, primi di ottobre troviamo appunto queste piante stagionali estive, poi troveremo le grevillee che vanno a fiorire o anche i ciclamini che durano tutto l'inverno. Vi abbiamo dato tanti consigli per curare le vostre piante, grazie Antonella. Grazie a voi, Sabrina. Dai, viva e curro!